Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui con probabilmente uno degli ultimi, se non l'ultimo squad builder di FIFA 15. Quest'anno ne ho portati davvero tantissimi perché comunque è il tipo di video che preferisco fare su Ultimate Team. Quindi vi porto questa, tra virgolette, ultima squadra. Poi magari io avrei in mente anche un'altra o altre due squadre da portarvi, però vabbè, fatemi sapere voi nei commenti. Questa squadra è una squadra oro con 1/2 giocatori argento. A vostra discrezione, se li trovate poi sul mercato i giocatori oro in questione, che è molto competitiva, abbastanza divertente direi, con un giocatore in particolare che volevo provare, ma quindi direi di andare subito con la squadra. Ho usato come modulo il 4-2-3-1, quello senza gli esterni, bensì con tre trequartisti, che ho utilizzato abbastanza poco quest'anno, ma mi sono trovato abbastanza bene. Quindi, allora, il portiere che ho utilizzato, adesso vediamo se lo trovo velocemente, oddio, ah, eccolo qui, Diego Alves, il portiere del Valencia, davvero forte, mi è piaciuto tantissimo. Non ha delle statistiche di piazzamento e di presa altissime, o comunque sia di piazzamento non altissima, però è fortissimo perché ha 88 di riflessi di tuffo che sono veramente incredibili. Infatti quando è tu per tu con l'avversario che può fare gol, non prende quasi mai gol perché ha dei riflessi che permettono sempre di fare miracoli incredibili. Quindi questo portiere è veramente fortissimo. Poi magari se vi fanno dei long shot o comunque dei tiri a giro, può essere che prendete gol, però nella maggior parte dei casi fa veramente dei miracoli incredibili. Poi, allora, come terzino di destra ho utilizzato un giocatore argento che potrebbe essere l'unico giocatore argento che utilizzerete. Poi dopo vi spiego perché. Fanny, che comunque può tranquillamente essere un terzino oro perché ha delle statistiche molto buone, è veramente forte, l'ho utilizzato diverse volte, veloce, forte in difesa, ottimo fisico, molto alto come giocatore, work rate alto normale, 3 stelle piede debole, comunque sia un ottimo giocatore. Bisogna vedere se lo trovate sul mercato, ma comunque penso di sì. Come difensore centrale, scusate, di destra, ho utilizzato, adesso vediamo, non mi ricordo la posizione dei due, però adesso vediamo di capire, Varane dovrebbe essere il difensore centrale di destra, fortissimo, forse uno dei centrali ragazzi più forti che io abbia utilizzato su questo gioco, perché è veramente incredibile, è veloce, è forte in difesa, è altissimo, ha un ottimo fisico, ha work rate giusto, costa poco, veramente questo giocatore vi garantisce una copertura totale in difesa, è veramente incredibile. E poi insieme al suo compagno di reparto fa veramente faville, cioè ho utilizzato Miranda versione Atletico di Madrid, che è veramente fortissimo anche lui, mi è piaciuto tantissimo, è veloce, è più o meno molto simile a Varane, forse è un po' meno fisico, non lo so, non ne ho idea, però è veramente incredibile. Poi come terzino di sinistro io ho utilizzato Dodò dell'Inter, perché non ero riuscito a trovare questo qui, Alexandro della Juventus, ce ne sono pochi sul mercato e bisogna stare un po' lì a cercare, poi magari adesso si trovano, non lo so, però quando ho cercato io non si trovavano. Alexandro, non vi posso commentare il giocatore, vi posso commentare Dodò, che non mi ha fatto impazzire a dire la verità, quindi lui è sicuramente migliore. Volendo si potrebbe utilizzare anche Telles dell'Inter, però penso che Alexandro sia la scelta migliore. Andiamo a centrocampo, troviamo come centrocampista difensivo centrale di destra, in realtà più che centrale, adesso devo... Ok, è Diarra, però la versione Marsiglia, eccolo qui, che fa tripla intesa con Fanny. Mi è piaciuto, uno dei giocatori diciamo più completi che ci sono, non rari, tranne per il fatto che ha un tiro un po' di merda e il passaggio non è altissimo, però come ci dici va decisamente bene, work da difensore puro, quindi ci sta. Poco commenterò questo giocatore perché costa poco e vi garantisce una buona rendita in campo. Mentre come centrocampista difensivo di sinistra, se non sbaglio, ho utilizzato Nainggolan, ma non vorrei dire un'eresia, comunque penso di sì. Nainggolan mi è piaciuto molto, cioè mi è sempre piaciuto molto, ho utilizzato tanto quest'anno, sia questa versione che la versione non upgrade. Veramente forte, ha un ottimo tiro, in difesa è forte, sia quando attacca comunque che quando difende, è veramente incredibile come giocatore. Andiamo con i trequartisti, dove troviamo qui in mezzo quello che volevo provare assolutamente e che non riuscivo a trovare, cioè De Bruyne versione Manchester City, che finalmente sono riuscito a trovare, davvero un giocatore ottimo, 2 gol in 4 partite,
Tra l'altro mi sa che ha fatto anche qualche assist, non so perché non me li ha conteggiati, però devo dire che è veramente forte. Non è velocissimo, però ha un tiro della Madonna, ha un ottimo dribbling, un'agilità veramente strepitosa e anche un buon fisico comunque sia, oltre che il grandissimo passaggio. Se lo trovate, provatelo perché veramente merita tantissimo. Poi, allora, come COC di destra ho utilizzato, che non è proprio un COC, bensì io l'ho utilizzato come AT, però faceva sempre 9 di intesa. Utilizzato Di Maria, che mi è piaciuto tantissimo, mi è sempre piaciuto tanto Di Maria perché mi ha fatto sempre un sacco di assist, infatti più o meno in 4 partite che l'ho usato con questa squadra mi avrà fatto sì e no, 6 o 7 assist, qualcosa del genere, e 2 o 3 gol, non mi ricordo, veramente un gran giocatore, anche utilizzato AT fa sempre intesa ed è comunque un grandissimo trequartista, mentre dalla parte opposta, se riesco ad andarci, ecco. Anche qui un AT che non mi faceva cambiare intesa, ho utilizzato Mertens che linka con, come si chiama, Nainggolan. Mertens mi è piaciuto molto anche lui, l'ho utilizzato davvero tanto quest'anno. Mi ha fatto, ecco adesso non mi ricordo, però comunque mi ha fatto almeno 3 gol in 4 partite Mertens perché è veramente stato fortissimo e anche qualche assist. Purtroppo non mi ricordo quanti perché l'ho utilizzato un paio di giorni fa, quindi adesso mi sono scordato, però è veramente fortissimo. Sarà fortissimo anche in FIFA 16 perché le statistiche più o meno sono queste se non migliori. Mentre l'attaccante è come pensate, ovvero Agüero. Tra l'altro ho utilizzato la versione 86, quindi quella non upgrade perché mi hanno detto che è più forte rispetto a quell'upgrade, una cosa paradossale, solo che solo in FIFA può succedere una cosa del genere. A dire la verità non ho trovato grandissime differenze tra la versione 86 e 87, magari è il modulo, che ne so, magari è meglio giocare in attacco a 2 con Agüero. Sta di fatto che è un ottimo attaccante, mi ha fatto 3 gol e 2 assist in 4 partite, quindi vuol dire che oltre a segnare fa anche assist, quindi ben venga, costa tanto, magari ecco, si potrebbe puntare su un giocatore meno costoso, ma che comunque diciamo sia decisivo come Agüero, non so, comunque la squadra è una bella squadra, è divertente da utilizzare come vi ho detto, se vi piace, se la volete fare lasciate un bel like a questo video, commentate scrivendomi se volete qualche squadra prima dell'uscita di FIFA 16, prima dell'uscita della web app più che altro di FIFA 16, dove poi penso porterò qualche video. Iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.